Amici e amiche di TV City, ben trovati in una nuova puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale, per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. E andiamo proprio dall'altra parte del mondo per parlare della OFC Nations Cup, la Coppa d'Oceania 2024, che si è svolta nella sua undicesima edizione dal 15 al 30 giugno scorso. Un'edizione molto particolare che si doveva svolgere originariamente nelle isole Vanuatu, ma per vari problemi organizzativi e logistici di spostamenti, le partite che si dovevano svolgere a Luganville, proprio nelle Vanuatu, sono state ospitate nelle isole Figi a Suva, quindi è diventato un torneo in coabitazione tra le isole Vanuatu e le isole Figi. 8 le squadre che dovevano partecipare a questa edizione del torneo, in realtà poi ridotte a 7, perché per la Nuova Caledonia c'è stato il ritiro da parte della federazione per via dei disordini e delle rivolte che sono successe in quel paese. Quindi andiamo a vedere un po' come si sono svolti i gironi, cominciando proprio dal gruppo A, un gruppo che ha visto dominare la Nuova Zelanda, che chiude il suo girone a 6 punti nelle 2 partite disputate, ha ottenuto 2 vittorie, quindi qualificata la Nuova Zelanda al pari delle Vanuatu. La squadra padrona di casa ha chiuso il girone con 3 punti all'ultimo posto, al terzo posto in realtà le isole e Salomone con 0 punti, e come detto ritirata la Nuova Caledonia. Nel gruppo B, che ha visto l'altra squadra padrona di casa, le isole Figi, chiudere a punteggio pieno con 9 punti, poi ci sono Tahiti e Papua Nuova Guinea a 4 punti, ma per la migliore differenza reti, Tahiti si classifica al secondo posto, eliminata la Papua Nuova Guinea, all'ultimo posto le Samoa a 0 punti, Samoa che provenivano dal turno di qualificazione. Passiamo quindi a parlare delle semifinali, dove troviamo le migliori 4 squadre del torneo. La Nuova Zelanda e Tahiti si sono sfidate nella prima semifinale, 5-0 in favore dei neozelandesi, dominatori di questa partita con le reti di Sorman, doppietta di Wayne e doppietta di Barbarouses. Nella seconda semifinale invece lo scontro diretto tra le 2 squadre padroni di casa, le Figi e le Vanuatu, con il successo di quest'ultime per 2-1, vantaggio proprio delle Vanuatu con Spoke Jack, vareggio delle Figi con Kavuilagi, il gol vittoria per le isole Vanuatu è di Thomas. La finale per il terzo e quarto posto quindi si è giocata tra Tahiti e Figi, con il successo della Polinesia francese, ovvero Tahiti per 2-1, al gol di Krishna per le isole Figi ha risposto la doppietta di Teau per Tahiti, che quindi si aggiudica il terzo posto. La finale giocata al Freshwater Stadium di Port Vila, la capitale delle isole Vanuatu, ha visto quindi poi di fronte i padroni di casa delle Vanuatu contro i super favoriti della Nuova Zelanda, che si confermano vittoriosi per 3-0 in questa finale con le reti di Ovison, Randall e Mata, quindi Neo Zelanda che si conferma per l'ennesima volta campione d'Oceania, per la Vanuatu la soddisfazione di aver raggiunto il miglior risultato della sua storia, ovvero il secondo posto nella Coppa d'Oceania. Nell'albo d'oro della manifestazione quindi la Nuova Zelanda raggiunge il suo sesto titolo, staccando l'Australia, che resta ferma a 4 e resterà ferma perché l'Australia non fa più parte della Confederazione Oceaniana. Un successo invece per Tahiti. Quindi così si conclude la Coppa d'Oceania 2024, che dà appuntamento fra 4 anni. Bene, si chiude qui questa puntata di Kick Off. Come sempre, se avete consigli o suggerimenti potete scriverlo nei commenti. Vi do appuntamento nella prossima puntata. Ciao!